Va su Sky, chi sarà il campione? Noi ci lasciamo così, negli Stati Uniti, precisamente a Orlando, in Florida, sono in corso gli Invictus Games, i giochi internazionali riservati ai militari feriti durante il servizio. Bene, andiamo a vedere insieme le immagini, noi ci vediamo qua, prossima edizione Sky Sport 24. I testimonial erano davvero eccezionali, per un patrocinio in tutti i sensi reale. La regina e il principe, il presidente e la first lady, risultato notevole per gli organizzatori di questi che, pur restando giochi, hanno obiettivi serissimi, perché gli atleti sono militari che sul corpo portano segni di battaglie non sportive. Tutti militari. Tutti feriti, chi più chi meno. Il nome è latino, Invictus Games, non i giochi degli invincibili, ma di chi combattendo non è stato vinto. Sono uomini, ma anche caporali, come nel caso del caporale Domenico Russo, in servizio 17 anni fa, quando l'esplosione di una granata lo cambiò per sempre, senza impedirgli di continuare a correre. Medaglia d'oro già a Londra, 2 anni fa, stavolta un doppio trionfo, la Bolt, sia nei 100 che nei 200 metri per i ipovedenti. A Orlando, in Florida, dove rowing ha regalato in bronzo al maresciallo Di Loreto, ferito in Afghanistan, come il caporal maggiore contraffatto, colpita da un mortaio dei talebani, nonostante tutto, un inno alla vita avvolta in questa bandiera. 6 ori, 4 bronzi, successi individuali e di squadra, e in più discipline, grazie a chi alla disciplina ha consacrato l'esistenza. Bilancio provvisorio, ma già notevole, per il gruppo sportivo paralimpico della difesa. Atleti all'attacco, lo sport come rivincita sulla vita. È una carica, uno sfogo. Un modo di sentirsi vivo anche. Noi non siamo quello che la vita ci ha fatto, noi siamo quello che stiamo per fare nella nostra vita. Una lezione e una dimostrazione, senza retorica, che comunque la vita resta capace di dare, anche quando, purtroppo, toglie.